Assolutamente sì, stiamo parlando di un comparto straordinario, più del 20% della nostra produzione agricola, 11 miliardi di fatturato, un comparto che ha subito anche diverse difficoltà che stiamo ancora attraversando, ma un comparto che ha grande futuro. Sono qui per dire che il Ministero lavora al fianco delle imprese ortofrutticole italiane, in particolare pensando a due o tre grandi obiettivi. Sicuramente l'aggregazione, che è una delle chiavi fondamentali su cui lavorare sempre di più, sicuramente nuovi strumenti per la promozione in campo nazionale, in campo diciamo europeo e internazionale, e sicuramente una riflessione precisa e aggiornata sulla gestione delle crisi. Noi stiamo attraversando un periodo complicato che ci mette di fronte il grande tema dell'adeguamento degli strumenti per gestire crisi come quelle che viviamo. Credo che però le condizioni per fare un bel lavoro ci siano, e per cui questo momento, che è il momento più importante per l'ortofrutta italiano, è un momento importante per riflettere con le imprese. Soprattutto credo sia importante anche in chiave dell'esportazione, perché è grande qualità della frutta italiana. Assolutamente, una delle chiavi di successo dell'agricoltura italiana e del settore ortofrutticolo. Si può fare molto di più e noi dobbiamo essere al fianco delle imprese anche per innovare questi strumenti. È chiaro che noi dobbiamo sviluppare il più possibile dinamiche esportative. Abbiamo lavorato molto in questi mesi anche su alcuni progetti di sistema per spingere sull'export agroalimentare. Adesso dobbiamo perfezionare nella pratica alcune delle misure approvate anche in Sblocca Italia, e sono convinto che si possa fare un bel lavoro. Ecco, la questione dei ritiri non immediati però ha fatto cadere i prezzi, come quelli delle pesche nettarine. Guardi, non nascondo il fatto che crisi come quelle delle pesche nettarine andavano affrontate dall'Unione Europea diversamente, con più rapidità, con più incisività. Abbiamo faticato a far capire la complessità e la profondità del problema. E quindi, quando dicevo riflettere sugli strumenti per gestire le crisi, pongo un grande tema anche del confronto europeo. È chiaro che quello che abbiamo vissuto soprattutto quest'estate ci dimostra che non siamo ancora alla perfezione degli strumenti per reagire a queste crisi. Occorre un fondo per l'ortofrutta? Secondo me occorre ragionare nel complesso di come adeguiamo gli strumenti di gestione delle crisi. Ovviamente ha a che vedere con l'ortofrutta, ma se allarghiamo lo sguardo, in realtà questo è un tema che abbraccia tutto l'agroalimentare ed è un grande tema di discussione in chiave europea. Io credo che con il nuovo commissario, appena si insedierà, questa riflessione la faremo, perché non è solo un tema italiano, è un grande tema della politica agricola comunitaria. I produttori lamentano il crollo dei prezzi che addirittura scoraggia la raccolta e chiedono risposte. Beh, io dico che le risposte le dobbiamo costruire insieme, perché è evidente a tutti che noi abbiamo un tema di mercato interno e quindi una grande scommessa da rilanciare sui consumi interni delle famiglie italiane, che devono tornare a consumare frutta e verdura italiana. C'è un grande tema anche di dieta e di contesto dentro il quale occorre dire ai cittadini italiani, alle famiglie italiane, veramente di mettere più attenzione al consumo di frutta e verdura. Quindi anche da qui lanciamo innanzitutto questo messaggio. Frutta nelle scuole infatti è importante. Sicuramente frutta nelle scuole sarà un passaggio fondamentale, da qui a qualche settimana partirà il nuovo corso, e poi c'è da fare un lavoro serio sulla promozione anche in campo nazionale. Ci stiamo lavorando, a metà agosto abbiamo fatto una riunione ad hoc che ha iniziato anche con i produttori, con le associazioni, a fare il punto su questo. Una scommessa nuova che dobbiamo fare tutti, per cui qui il tema è istituzioni, imprese insieme, nessuno da solo ce la fa. Grazie. Tanto di contributi, ma perché invece di pensare ai contributi? Contributi in che senso? Contributi dati a sostegno dell'ortofrutta, perché non si cerca anche un vero e serio catasto ortofrutticolo per produrre quello che serve, perché alla fine si rischia di produrre di più. Guardi, di quello che il mercato io assorbe. Sono abituato a immaginare che soprattutto su questi settori non c'è un solo strumento. Bisogna costruire un progetto organico che faccia leva su diverse azioni. Discutiamo di tutto, l'importante è aver chiaro che deve esserci una strategia complessiva. Le risorse che abbiamo a disposizione, comunitarie e nazionali, vanno concentrati su alcuni punti fondamentali di sviluppo.
Io credo che le tre grandi questioni siano quelle che ho richiamato prima: aggregazione, promozione, gestione delle crisi. E dentro questa chiave vorrei lavorare con tutti quelli che hanno voglia di sviluppare delle idee buone. Ok, pronti? Ale, grazie. 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 Grazie.